e affonda le radici in un colloquio che io feci con la mia psicologa, dove mi disse che dovevo imparare a scegliere e non sempre farmi scegliere nelle relazioni. Benvenuti in quella che ormai è la quinta puntata di Umano. Umano è un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno costruito qualcosa di straordinario. Come straordinario è proprio il caso della persona che intervistiamo oggi, che è Giuseppe Roccia. Ciao Marco e ciao a tutti, Ciao ciao ciao. Giuseppe, benvenuto. Come stai? Grazie mille, sono felicissimo di essere qua con voi, sto alla grande, cioè non trovo altre parole per descriverlo, anche perché non mi piace la gente che si lamenta, quindi sto alla grande. Molto bene, molto bene. Uno spirito giusto per questo podcast ed è lo spirito giusto per questa puntata. E, tra l'altro, noi ci siamo conosciuti per caso. O meglio, come dicono i vari social o i vari film, ormai se ne vedono alcuni che parlano di Sì? questa cosa qua, con un messaggio su Instagram. Ed è fantastica questa cosa qui. Esattamente, sì, io ho cercato il tuo podcast Umano nella barra di ricerca di Instagram e ho cercato podcast e mi sei venuto fuori, sarà perché siamo più o meno vicini, zona Bergamo e sono felicissimo poi di essere qua in carne ed ossa insieme a te Esatto, no, stasera. è stato molto bello, ci siamo scambiati qualche messaggio e poi appunto abbiamo raccontato dei nostri progetti. E quindi la domanda con cui parto con ogni puntata è: cosa fai nella vita? Allora, nella vita io sono un educatore, lavoro in un istituto residenziale per minori in età evolutiva, mi occupo di disabilità, autismo in prevalenza, in un istituto a Predore, che è in provincia di Bergamo, che si chiama Angelo Custode, approfitto per salutare tutti i ragazzi e i colleghi, e quindi niente, nella vita mi occupo di loro, ci prendiamo cura dei ragazzi dalla parte assistenziale, quindi insomma autonomie alimentari, igiene e quant'altro, fino ai progetti di vita per, come posso dire, provare a migliorare le loro autonomie, a farle nascere nel caso in cui non ci fossero o a mantenerle nel caso in cui fossero buone per non farle, insomma, andare in decadenza, ecco. Ok, ma tanto, quanti anni hai? Ok, 33. quindi sei super giovane e accanto a questa passione, a questo lavoro, scusami, hai invece una passione grandissima, che è quella della musica. Esatto, che è la musica che mi è nata sostanzialmente quando ero negli anni dell'università, credo il primo anno di università, un po' come tutti gli artisti, immagino, ho sentito un bisogno comunicativo, un'esigenza che mi veniva da dentro per l'appunto, e ho sentito che anche io volevo raccontare il mio mondo interiore, quello che mi circondava, le mie emozioni. E così ho fatto. Inizialmente mi sono approcciato alla scrittura con dei testi. Se vogliamo anche un pochino banali, un pochino vuoti, però è sempre ottimo per cominciare, fino a che poi mi sono reso conto di avere in mano qualche testo importante, per cui sono andato in studio, ho parlato con il produttore, ho detto guarda, vorrei fare questa cosa, vorrei fare un album, mi ricordo all'inizio era il 2011-2012. Andavano ancora di moda gli album con 10 tracce, una cosa strutturata, fatta bene, adesso escono malapena gli EP praticamente. Esatto. E sono andato e abbiamo cominciato. E mi ricordo che il mio primo provino, la prima registrazione, l'ho fatta in un garage, quindi super, come si dice, super street, super hip hop come cosa. E però poi pian piano da lì, grazie anche a David, che poi si è evoluto con tutta l'attrezzatura, ci siamo spostati in uno studio e pian piano, insomma, da lì è partito tutto, ecco. Quindi la tua catena di produzione, diciamo così, è tu scrivi i testi, poi c'è qualcuno invece che scrive con te le musiche, quindi tutto quello Esatto, che... Ok. diciamo che a volte parto dal testo, a volte parto dalla linea melodica che mi viene in mente, a volte invece ricevo la strumentale e poi scrivo, altre volte invece vado su YouTube, cerco qualche reference, sulle strumentali che ci sono free su Certo. YouTube, cerco, quelle che mi piacciono di più, ci scrivo sopra e poi anche in questo caso vado al produttore e dico guarda, mi piace questa, vorrei che
ci sia questo mood e quant'altro, e poi insieme costruiamo. Io non ho nessuna competenza a livello da conservatorio. Ok, non sei un musicista. Esatto, okay. Sì, so suonare il flauto, che è una cosa delle medie. Ti dico la verità, il flauto è una cosa che assolutamente non sono in grado di suonare. Esatto, ma perché ci hanno obbligato a farlo alle medie. Sì, quindi... ma deve essere quello il problema, esatto. Che ti obbligano a fare qualcosa, allora tu fai reazionario. Non so se c'è qualcuno che lo suona davvero, lo suona bene magari. Mi auguro di sì. Spero che ci sia qualcuno che lo fa. E quindi niente, dicevo, non ho nessuna competenza, però poi partecipo a tutto il processo di creazione, certo, della strumentale, dicendo guarda qua la voglio così, piuttosto che cos'ha, voglio la batteria, voglio il basso, voglio questa cosa che suona così, e vorrei, anzi non voglio, e poi insieme arriviamo a un punto finale, ecco. Certo. Ma invece l'ispirazione appunto dei tuoi testi, mi dicevi, sì, sono partito come tutti, perché io se parlo anche di me, qualsiasi cosa, se ce ne accorgiamo tutti, qualsiasi cosa fai nella vita, è chiaro che i primi sono tentativi, mm-hmm. E quindi alcuni testi, ok, sono usciti, ma poi dove invece trovi l'ispirazione per i testi, chiamiamoli i testi di oggi, i testi che tieni buoni, i testi che dici, cavolo, qua... sono arrivato, questo mi piace, questa cosa qui ci sta. Allora, io prendo sempre, diciamo, spunto dalla mia vita, dalle esperienze che faccio, perché credo sia fondamentale per un cantautore, al di là del genere che poi uno fa, scrivere quello che vive o quello che vede. Credo che sarei in grado di scrivere e descrivere anche quello che non vivo, però potrei fare 3, 4, 5 canzoni, però poi... mi cadrebbe la maschera, certo. Cioè si vede che dietro c'è un personaggio, quindi preferisco raccontare quello che vivo, anche se il mio mondo è fatto di caramelle e popcorn, quindi è un mondo abbastanza dolce, diciamo, okay. Però preferisco essere reale, ecco. Quindi ecco, prendo per ispirazione da quello che vivo, chiaramente da sofferenze, gioie, e poi mi sento di definire la mia scrittura come una scrittura quotidiana, nel senso che prendo per l'appunto ispirazione anche dai profumi, dagli odori, dai colori. Mi faccio ispirare tantissimo, perché io sono un amante dei colori, l'arancione e il giallo sono i miei, okay, colori preferiti, quindi ecco, traggo ispirazione da tutte queste cose che sono reali e che sono concrete. Tra l'altro ho visto che l'arancione è, io appunto ho ascoltato tutti i pezzi su Spotify, adesso come immagine di copertina hai dietro uno sfondo arancione, sei tu con uno sfondo arancione, giusto? Okay. Esatto, e guarda, eravamo con Deborah, con la fotografa, okay, a fare lo shooting per il lancio del brano che è uscito a gennaio, e stavamo andando in macchina, ho quasi frenato, ho detto ferma, siamo scesi, ho detto facciamo delle foto qua, vediamo come escono, e è uscita bene, devo dire. Quindi sei stato super contento. Esatto. Ma appunto dicevi che hai lanciato un nuovo brano a gennaio, io appunto l'ho ascoltato, e come si chiama, di cosa parla questo brano? Allora, Labbra di Sale è uscito a gennaio per l'appunto, anche in questo caso prende ispirazione da una mia storia vera, era a cavallo tra il fine 2020 e inizio 2021, una relazione / frequentazione amorosa, okay, non andata benissimo, però il brano affonda le radici in un colloquio che io feci con la mia, okay, psicologa, dove mi disse che dovevo imparare a scegliere e non sempre farmi scegliere nelle relazioni. Okay. In quel caso noi parlavamo di relazioni amorose, però io penso che il concetto si possa estendere a tutte le relazioni proprio interpersonali, perché anche parlando con la gente in giro, amici o anche semplici conoscenti, ho come la sensazione che la gente eviti la scelta per paura poi magari di restare sola, quando io invece con il brano voglio proprio invitare l'ascoltatore a compiere una scelta, per quanto faticosa chiaramente può essere, ma secondo me deve essere sempre fatta con consapevolezza, chiaramente essendo consapevoli per l'appunto anche delle conseguenze, però credo che sia peggio non fare una scelta piuttosto che restare imbrigliati in drammi psicologici, che come poi è accaduto a me. Però è stata una cosa super, super positiva, diciamo. Uno, perché mi ha dato modo di scrivere il brano, e punto numero due, che credo sia la cosa più importante, nonostante l'ho detta per seconda, però è la cosa più importante, mi ha consentito di fare l'esperienza ad oggi più bella nella mia vita, ovvero intraprendere un percorso psicologico di cui non credevo, ma in realtà secondo me avevo fortemente bisogno. Quindi la fine di quella relazione è stato il pretesto, ma poi in realtà mi sono fatto
una bella pedalata con ecco, la mia psicologa. È stato un bel percorso, è stato il modo per andare a scavare come al solito su cose di infanzia, adolescenza che non andavano, insomma, per mettere ordine. Per cui ecco, mi sento di dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando che nel caso in cui dovessero accorgersi di essere in fatica per qualsiasi cosa, insomma, non abbiate paura di rivolgervi a degli specialisti, perché non fa mai male, e poi perché credo che prendersi cura della salute mentale sia importante tanto quanto quella fisica. Quindi come si fa della prevenzione per i tumori o come si va in palestra per star bene con il proprio corpo, esattamente, secondo me bisognerebbe andare anche dalla psicologo o dallo psicologo per la salute mentale. Certo, ecco. No, hai già risposto di fatto alla mia domanda, era proprio questa, perché tante volte appunto si sente questa cosa qui. Da un lato c'è chi ci va regolarmente e trova un beneficio ed è tranquillo con questa scelta, mentre invece dall'altro lato c'è chi magari ne avrebbe bisogno, ma non nel senso, come si dice un po' anche a Bergamo, penso che si dica in tante città, dovresti andare allo psicologo. No, l'idea non è quella, cioè magari c'è chi avrebbe bisogno, nel senso che sente, come dicevi tu, una difficoltà, però fa fatica a fare il passo, a partire verso questa strada che in realtà, come appunto ci dicevi tu, ha mille benefici, cioè la sì, cosa sì, giusta da fare. È un super percorso. Io credo, per rispondere tra virgolette a quello che stavi dicendo tu, che alcune persone siano in fatica nel cominciare il percorso, perché temo che purtroppo ci sia ancora il tabù del se vai dalla psicologa sei un matto, ecco, tra virgolette, esatto. Matto. Credo sia quello il punto fondamentale, perché poi in realtà quando parlo con la gente mi apro serenamente a dire che ci sono stato, e poi gran parte delle volte scopro che anche altre persone a mia volta ci sono andate, sì, certo. A loro volta, e quindi questa cosa è stupenda, no? È un po' il concetto di quando uno sta male, che se lo racconti poi scopri che tante altre persone hanno la tua stessa problematica, allora il problema sembra pesare meno perché certo. È condiviso. Stai assolutamente meglio, certo. Esatto. E quindi andateci, sentite di aver bisogno andateci e non abbiate paura e fregatevene se qualcuno vi dice che siete matti. Ok, ma invece appunto parlavi prima di scelta sul fatto di lasciarsi un po' diciamo attraversare dalla vita e non prendere magari le redini in mano, questo nelle relazioni, ma ti è capitato magari, cioè non ti è capitato ma e a me capita spesso, o meglio io credo fermamente nel fatto che la vita vada presa un pochettino non per le corna ma per le briglie, nel senso che ci sono alcune scelte che vanno fatte, o meglio se tu hai un percorso tracciato, cioè tracciare un percorso secondo me aiuta ad arrivarci. Mi sembra una banalità, mm-hmm. Però nel senso il fatto di avere un obiettivo aiuta molto poi a poi trovare il percorso per arrivarci. E a te è capitato una cosa del genere, magari immagino nella musica, una cosa così? Cioè, mi sento di dire di sì, nel senso che io ho il mio lavoro, quindi in teoria avrei una vita serena, tranquilla, okay. Fare le mie 7 ore e mezza/8 a seconda del certo. Turno, vado, torno a casa, mi alzo, mangio, via, e così vado avanti. Però per l'appunto ho scelto di provare ad intraprendere anche questa strada della musica perché voglio avere un obiettivo oltre allo stipendio, certo, al 15, quindi, e poi è una cosa che mi fa stare bene, quindi ci tengo, e per me è fondamentale provare ad inseguire questo sogno che a sua volta mi alimenta ed è anche motivazione, e anche perché personalmente nel caso della musica, per me la musica è un po' come una, passatemi il termine, una terapia non farmacologica. Certo, una valvola di sfogo. Esatto, mi permette di scrivere, mettere su carta prima o su cellulare, dipende sì, da dove scrivo, e poi in musica mi permette di scrivere e archiviare alcune situazioni che secondo me senza farle diventare un brano non ci sarei mai riuscito. Cioè se pensate che Labbra di Sale è una cosa che mi è accaduta fine 2020, inizio 2021, e l'ho fatta uscire nel 23, vuol dire che sono uno che ci mette certo. Un po' a fare, però poi arrivo. Però sì, avere un obiettivo sicuramente mi aiuta. Ecco, però una cosa che ci tengo anche a sottolineare è che faccio musica con un obiettivo sì, però
l'obiettivo non deve essere mai quello di faccio questo brano, faccio che, per arrivare lì, dove lì intendo per arrivare nella top 10 del mainstream. Okay. Quello secondo me, per quanto può essere rispettabile, condivisibile come cosa, non è proprio corretto, perché secondo me se tu ti poni quell'obiettivo poi perdi di vista tutto il resto e tutto il gusto del fare, e poi quasi sicuramente se te lo poni raramente ci arrivi. Dovresti fare le cose sì con gli obiettivi, ma totalmente svincolato e libero da altre sì, per passione personale, nel esatto. senso per la tua soddisfazione personale. E che penso che, la verità, io ho esperienza di questo per quanto riguarda, appunto, si parlava di esperienze personali, è assolutamente vero. Nel senso che se lo fai per un guadagno, per un tornaconto, per un... anche nobile, nel senso che mi piacerebbe fare questa cosa, ma poi perché alla fine mi permetta di essere indipendente, oppure perché vorrei avere un ritorno anche banalmente economico, non funziona. Esatto. Cioè, le cose migliori nascono, tra virgolette, per caso, che poi secondo me per caso fino a un certo punto, nel senso che se c'è passione sotto le cose arrivano, ma quello non è caso, quella è proprio passione. E poi soprattutto la cosa importante è che non finirai mai le energie, secondo me, nel senso che se ti alimenta la passione è un fuoco che non può bruciare, nel senso è impossibile che si esaurisca, mentre invece se tu sei alimentato da qualcos'altro, alla fine, prima o poi, finisce. Un ostacolo grande ti fermerà. Quello, su questo ne sono molto molto convinto, appunto, ne ho avuto esperienza. Hai toccato con mano. Sì, assolutamente. Io invece volevo proporti una cosa. Vai. Una cosa assolutamente nuova per questo podcast e una cosa assolutamente nuova, diciamo, anche per me. Io ho sentito il tuo pezzo e mi piacerebbe un sacco se lo cantassimo, suonassimo insieme. Va bene. Dici che è una cosa, una strofa, fino al ritornello. Va bene. Dici che si può fare? Sì. Ok, allora chittiamo la situazione e arriviamo in un secondo. Va bene, ok. Ci siamo? Ok. Non te l'ho detto prima, proprio a posto, capito? Vai, assolutamente. Pronti? Vai. Via. Perché tu suoni in sessione della chitarra? Io suono. Ok, eccoci ritornati, siamo pronti. Siamo pronti, io confesso che ho anche il testo, perché da quando l'ho fatto uscire non l'ho ancora cantata live. E poi chiaramente dovete sapere che allora... Quando si fa un brano, lo si ascolta centinaia di volte quando sei in fase di mix e master, poi quando esce ti passa la voglia perché l'hai ascoltato talmente tante volte che basta, hai la nausea. Quindi per sicurezza ho il testo sotto. Assolutamente. Anch'io non perché canterò con Giuseppe, ma perché semplicemente ho due accordi scritti, mi sembrava giusto scriverli. Ok. Sai di ritrovarci un po' per ridere, un po' per ingannarci, per ingannare il tempo ci scrivevo un po' sopra parole come tatuaggi fino a notte fonda, mi hai dato quello che volevo in un solo secondo, poi hai letto tra le righe del mio corpo, io uno scatolone con la scritta fragile, sei arrivata a te tremendamente stabile, quando desideri una cosa fortemente poi finisce male quasi sempre, scegliere non farsi scegliere, devo imparare a scegliere. E tu sei bella ma non fai per me, ci siamo fatti male veramente, il tempo passa e le ferite fanno ancora male, mangiamo cuori che sanno di sale. E tu sei bella ma non fai per me, ci siamo fatti male male, il tempo passa e le parole fanno ancora male, baciamo labbra che sanno di sale. Grazie mille. Grazie a te per questo super live improvvisato. È stato molto molto bello. Chiediamo alla regia se mi ruba la chitarra. Dovresti fare il lancio. Ma sai che c'è un gruppo che fa i lanci? Non so se li hai ascoltati, loro sono fantastici. Tra l'altro sono una famiglia, nel senso che alla fine sono diventati un gruppo familiare. Negli anni si chiamano Walk of the Earth. No. Io li ho ad ascoltare, è un gruppo canadese, sono davvero molto molto bravi e loro fanno questa cosa che lanciano le chitarre live, te lo giuro, sono... Ma spaccandole? No, la cosa bella è questa, loro le lanciano e c'è un altro che le prende, è una cosa spaccata.
spaziale, te lo giuro. Io sono andato a vederli live a Milano, sì, al Fabric, eh? E sembrava fosse la festa di qualcuno. Cioè era una festa, è stato un concerto, è stato una festa. Bello. Lì ho sentito loro e anche un altro gruppo, ma so che alla fine, cioè, nonostante fossero entrambi i gruppi super fantastici, mm-hmm, in realtà loro siamo usciti e avevamo voglia di rimanere di ancora lì. Sì, assolutamente, assolutamente. Bello, bello. Stato molto, molto bello. E invece le tue prossime date, quindi adesso sei in tour, diciamo, promozionale, quindi sì, sei tra le varie radio, ti ho visto che sei stato appunto a Radio Brusa l'altro giorno, sei stato in altre radio, e invece ora come continua il tuo tour? Allora, continuo allora con qualche radio ancora, Torino, Milano, Roma, e per dire tre città, e però poi devo dirvi che ho voglia anche di live, anche se ho già assaggiato un pochino stasera. E allora, ho tre date programmate, concordate, diciamo. Okay. Due sono due eventi super classici, super tradizionali, che sono il Clamore Festival a Bergamo e la Festa della Musica a Brescia. Non ricordo le date, ma in genere è in estate. E poi il 23 aprile, in un quartiere di Brescia, che si chiama quartiere Chiesa Nuova, ci sarà un concertone, diciamo, per festeggiare, per celebrare il fatto che Bergamo e Brescia quest'anno sono capitali della cultura. Sono stato chiamato, canterò tre brani, invitato, canterò tre brani, uno di questi tre è Labbra di Sale e gli altri due dovete venire lì per ascoltarli. Assolutamente, assolutamente. E quindi non mancheremo. Giuseppe, ti ringrazio tantissimo per essere venuto qui stasera, per la tua disponibilità, perché ti sei anche assolutamente lanciato in questa cosa che è bello, è bello questo qua, che ti ho voluto fare. E vi ricordo invece che questa puntata potete ascoltarla su Spotify, potete guardarla su YouTube, oppure ascoltarla su Apple Podcast e le varie piattaforme di streaming per podcast. E io ringrazio appunto ancora Giuseppe un sacco per essere venuto nei nostri studios, e ci vediamo nella prossima puntata di Umano. Grazie a te, Marco, e insomma, grazie a tutti voi che avete ascoltato. Grazie ancora, ciao. Ciao.